di queste qua, diciamo x alla sesta, quindi queste sono ancora equazioni, x alla sesta più 5x alla terza più 6 uguale a 0. Questa che cos'è? Questa è una bicubica, cioè una volta che uno ha messo t uguale x al cubo, quindi t quadro è uguale a x alla sesta, allora uno va a sostituire qui dentro, cosa trova? Trova t quadro più 5t più 6 uguale a 0. Allora adesso risolve questa in t, risolvo in t, cosa potrei fare? Ho la formula, oppure essendo un'equazione particolarmente semplice, si può fare la faccenda della somma del prodotto. Chi è la somma delle radici? Somma è uguale a questo coefficiente cambiato di segno, quindi meno 5, e il prodotto è uguale a questo qui, cioè 6. Oh, mi raccomando, tutto questo riesce quando le radici sono semplici, sono numeri interi. Se le radici sono 3 più o meno radice di 5 diviso 16, è impossibile vedere dalla somma, cioè è impossibile. È più difficile vederle dalla somma del prodotto, però in casi semplici come questo va bene. Allora, quali sono due numeri che sommati danno meno 5 e moltiplicati danno 6? Quindi t 1, 2 è uguale a meno 2 oppure meno 3. Oh, ripeto, si potevano ricavare questi valori di t usando la formula risolutiva per l'equazione di secondo grado. Va bene, adesso che sappiamo il valore di t, t è uguale a x cubo, quindi da qui otteniamo che x al cubo è uguale a meno 2, e da qui otteniamo che x al cubo è uguale a meno 3. È un problema a segno meno? Lo sarebbe se fosse una potenza pari della x. Fosse x quadrato uguale a meno 2 sarebbe un problema. Cioè, sarebbe un problema, non ci sarebbero soluzioni. Invece qui i cubi ci sono, e la soluzione che cos'è? Qui la soluzione è x uguale, vabbè, sarebbe radice cubica di meno 2, poi il meno esce fuori, quindi meno radice cubica di 2, e qui x uguale meno radice cubica di 3. Quindi questa equazione ha due soluzioni, che sono le due soluzioni scritte lì. Va bene. Vabbè, quella dopo è semplice, perché quella dopo che cos'è? X al cubo meno 2x quadro più x uguale a 0. Questa è un'equazione di terzo grado, però per modo di dire. Perché? Perché una volta che ho raccolto x, questa diventa x al quadrato meno 2x più 1 uguale a 0. Come si può scrivere ancora in maniera più efficiente? X per x meno 1 al quadrato uguale a 0. Quindi quali sono le soluzioni? Soluzioni o radici? X uguale a 0, diciamo, questa è una radice, l'altra radice, cioè se si annulla il prodotto o è annullo il primo fattore o è annullo il secondo fattore, quindi il secondo fattore si annulla per x uguale a 1. E ora se uno vuole essere più fine, può anche parlare di molteplicità di queste radici. Molteplicità che cos'era? L'esponente con cui il fattore corrispondente alla radice comparteneva nella fattorizzazione. Quindi x uguale a 0 è una radice di molteplicità 1. Perché sostanzialmente qui è come ci fosse scritto x alla 1. E invece x uguale a 1, che viene da questo fattore, è una radice di molteplicità 2, perché qui c'è l'esponente 2. Molteplicità 2. Quando farete le equazioni lineari, le equazioni differenziali lineari, questo discorso della molteplicità sarà importante. Ma questo è corso, quindi lo vedrete tra 2 mesi e mezzo. Va bene, adesso vediamo una terzo grado vera. Una terzo grado vera, x al cubo meno 2x, x al cubo meno 2x più 1 uguale a 0. Questa terzo grado vera, non è che c'è un trucco contabile che la trasforma in un'equazione di secondo grado, non c'è un raccoglimento furbo, non c'è niente. Allora, come si fa di fronte a un'equazione di questo tipo qua? A livello di precorso, l'unica cosa che potete fare è sperare.
Sperare cosa? Che ci sia una radice razionale. Sperare che ci sia una radice razionale. Cosa vuol dire radice razionale? Una radice che sia una frazione, cioè del tipo m su n. Mi raccomando, può succedere che questa equazione qui abbia una soluzione che non è una frazione. Cioè un'equazione cubica ha sempre una soluzione, per motivi che vedrete durante i corsi. Lo dico per chi ne sa già un po', questa qui da una parte tende a meno infinito, dall'altra parte tende a più infinito, quindi deve attraversare l'asse x, quindi c'è una soluzione. Se non avete capito questa frase non importa. Però una soluzione reale c'è. Trovarla è un altro paio di maniche. Allora, la speranza è che sia una frazione. Se è una frazione, allora si può trovare. Però, se non è una frazione, va bene, vuol dire che c'è la radice, ma non si sa trovare al precorso. Va bene, allora, come facciamo a sapere se c'è una radice che è del tipo frazione? Come trovare le radici eventuali, perché non sono obbligate ad esistere, eventuali, che si scrivono come frazione. Che si scrivono come frazione. O quando io intendo come frazione, intendo anche un numero intero. Siete convinti che un numero intero è un caso particolare di frazione? Vuol dire che il denominatore è uguale a 1. Allora, come trovare le radici? Allora, bisogna provare e provare vuol dire sostituendo tutte le frazioni m su n in cui il numeratore, cioè m, è un divisore del termine noto. M è un divisore del termine noto e n, cioè il denominatore, è un divisore del coefficiente del termine di grado massimo. Del termine di grado massimo. Questa è la strategia per trovare le radici che sono frazionali. Allora, vediamo nel nostro esempio. Nel nostro esempio, chi è il termine noto? Il termine noto è 1. Il coefficiente del termine di grado massimo, il termine noto è questo qua, no? 1. Il coefficiente del termine di grado massimo, chi è? Il coefficiente del termine di grado massimo è x al cubo, quindi è 1. Coefficiente termine di grado max è 1. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare tutte le frazioni in cui il numeratore è un divisore di 1 e il denominatore è un divisore di 1. Quindi non sono tante queste frazioni. Quante sono? 2, perché c'è più o meno 1. Quindi nel nostro caso, bisogna provare x uguale a 1 e x uguale a meno 1. Va bene, proviamo. Proviamo x uguale a 1, primo tentativo da fare. Cosa devo fare? Devo sostituire 1 nell'equazione, diventa 1 meno 2 più 1 uguale a 0. Ok, è andata, quindi a occhio ho trovato una radice. Quindi cosa posso dire? Posso dire che x uguale a 1 è una soluzione. Una volta che ho una soluzione, cosa posso fare? Posso abbassare di grado. Perché una volta che x uguale a 1 è una soluzione, dunque x meno 1 divide il polinomio originario. E quindi facciamo la divisione. Cosa diventa? X al cubo
meno 2x, ricordate il discorso del lasciare lo spazio, e si fa la divisione per x meno 1. Cosa diventa questo? Questo diventa x quadro, quindi moltiplico meno x cubo più x quadro, qui niente, qui diventa x quadro meno 2x più 1, quindi più x, x per quell'altro dà meno x quadro, x per meno 1 dà meno x, cambiato di segno, più x, questo se ne va, e qui diventa meno x più 1, e quindi qui diventa meno 1, quando vado a moltiplicare diventa x meno 1, e quindi giustamente il resto se ne va, cioè non c'è resto, il resto è 0. Questo perché sapevamo già che il polinomio originario era divisibile per x meno 1. Essere divisibile vuol dire che il resto non c'è. Quindi, in conclusione, la faccio qui così mi sta nella pagina, conclusione, x al cubo meno 2x più 1 è uguale a x meno 1 che moltiplica x quadro più x meno 1. Questo è il risultato della divisione. Allora adesso è facile trovare le radici, perché? Perché x uguale a 1 è la radice che viene da qua, questo è di secondo grado e quindi lo sappiamo risolvere. Vabbè, risolviamolo un attimo, quindi o x uguale a 1 o x quadro più x meno 1 uguale a 0 e questo si risolve tranquillamente, x. Qui somma e prodotto non danno niente, perché bisognerebbe trovare due numeri che moltiplicati danno meno 1 e sommati danno meno 1, e a occhio non si vedono, infatti fanno schifo, perché diventa x uguale a meno 1 più o meno radice di 1 più 4, 5, diviso 2. Quindi questi non si vedevano a occhio. Quindi quante sono le soluzioni alla fine? 3, x uguale a 1 e queste due qua. Quindi alla fine 3 soluzioni. Ottenute per abbassamento di grado. Facciamo un altro esempio, poi gli altri dopo saranno tutti uguali. X al cubo meno 4x quadro più x più 6 uguale a 0. Quindi qui cosa devo provare? Devo provare tutte le frazioni m su n in cui m divide il termine noto, quindi m divide 6, n divide il coefficiente del termine di grado massimo, quindi x al cubo, n divide 1. Quindi tutte le frazioni che al numeratore hanno un divisore di 6, chi sono i divisori di 6? 1, 2, 3 o 6, col segno più o meno, e il denominatore è 1 meno 1. Quindi devo provare, x uguale più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6. Mi raccomando, non dimenticate 1 e 6 tra i divisori di 6. 1 e 6 sono divisori di 6. Vabbè, facciamo il tentativo. Adesso si tratta di pazienza, è un numero finito di valori, può volerci 10 minuti, però uno li prova. Spera che vadano bene i primi, se no. X uguale a 1. Cosa diventa? 1 meno 4 più 1 più 6. Questo diventa 4. È uguale a 0? No, quindi questo è andato male. Primo tentativo è andato male. X uguale a 1 non va bene. Secondo tentativo. X uguale meno 1. X uguale a meno 1 cosa diventa? Meno 1, perché meno 1 al cubo fa meno 1, meno 4, meno 1 più 6, uguale a 0. Ok, quindi x uguale a meno 1 è soluzione. A questo punto cosa faccio? Divido per x più 1, meno meno 1, quindi per x più 1, divido per x più 1 e mi riduco al secondo grado, non sto andando avanti, mi riduco
al secondo grado. Adesso un esercizio di divisione, che vi lascio, e poi viene un'equazione di secondo grado ed è tranquilla. Ecco, l'unica cosa, adesso non vi faccio l'esercizio, ma vi voglio fare un esempio in cui sono vere frazioni, non numeri interi. Vediamo, vi scrivo quest'altra equazione, quella 18x alla quarta meno 45x cubo più 16x quadro più 5x meno 2. Adesso chiaramente non vi faccio tutti i conti in questo esercizio. Però vi chiedo quali sono i tentativi da fare. Sono tutte le frazioni, cioè le frazioni m su n, in cui m divide il termine noto, quindi meno 2, quindi 2 è la stessa cosa, dividere 2 o dividere meno 2 è la stessa cosa, e n divide 18. Quindi il numeratore della frazione cosa può essere? Adesso, a parte il segno, che sarà più o meno, il numeratore della frazione può essere 1 o 2, il denominatore può essere 1, 2, 3, 6, 9, 18. Quindi i tentativi da fare sono più o meno 1. Vediamo quelli che hanno come numeratore 1. Quindi il numeratore abbiamo detto 1 o 2, proviamo col numeratore 1, quindi diventa più o meno 1, più o meno un mezzo, più o meno un terzo, più o meno un sesto, più o meno un nono, più o meno un diciottesimo. E questi erano solo quelli che avevano come numeratore 1. Adesso quelli con numeratore 2, cosa sono? Gli stessi con il 2 sopra, quindi diventano più o meno 2, poi più o meno 2 su 2 sto a metterlo, no perché è già messo lì, più o meno 2 su 3, e questo lo metto, più o meno 2 sesti lo metto, no perché diventa un terzo, più o meno 2 noni, sì, e più o meno 2 diciottesimi non lo metto perché verrebbe di nuovo un nono. È chiaro cosa ho scritto? Ho scritto tutte le frazioni, ho scritto più o meno, che quello lì tanto ci va sempre bene, tutte le frazioni che hanno come numeratore 1 o 2, cioè il divisore di questo, e come denominatore un divisore di 18, di 18. Quindi da 1, 2, 3, 6, 9, 18. Quindi insomma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 per 2, in 18 tentativi scoprite se ha una radice razionale o no. Adesso uno non è così sfortunato che la trova all'ultimo. Però può succedere che non la trovi mai, nel senso che l'equazione non ha radici razionali, per cui è inutile cercarla. E allora non è più precorso, ma è corso. Vabbè, insomma, queste qui furbesche, x alla 100 più x al quadrato più 1 più x al quadrato più 1 uguale a 0. Adesso questa qui rientra in qualche categoria? Questa qui è semplicemente una fregatura, no? Ah, può avere radici reali questa? Non può avere radici reali perché? Non può avere radici reali perché è sempre è roba maggiore o uguale di 1. D'accordo? Questa è una potenza centesima, quindi è una potenza pari. Quindi questo è sempre maggiore o uguale di 0. Questo pure, ci aggiungo 1, quindi perché è di sicuro roba maggiore o uguale di 1. Roba maggiore o uguale di 1 non può venire 0. Cioè il termine a sinistra, la parte principale dell'equazione, è roba maggiore o uguale di 1. Quindi questo era un ragionamento completamente diverso dal... non rientra nelle casistiche, ma... Va bene, adesso volevo farvi un po' di introduzione ai logaritmi, così poi potete fare un po' di esercizi sui logaritmi. Questo chiude il capitolo. Logaritmi.
Allora, i logaritmi intanto bisogna saperli riconoscere. Partiamo da questa cosa qua. Questa è una situazione abbastanza standard. Qualcosa elevato a qualcos'altro uguale una certa quantità. Supponiamo che io voglia ricavare A. Oh, adesso sto un po' sul vago, non dico chi sono A, B e C, insomma, pensatele come quantità positive, ma non è necessario sempre. Se voglio ricavare A, cosa faccio? Prendetela con chi c'era qui 2 giorni fa, insomma, se voglio ricavare A, elevo tutto alla 1 su B. Faccio la radice biesima in un certo senso, no? Quindi voglio ricavare A, elevo tutto alla 1 su B. Cosa ottengo? A. A è uguale a C elevato alla 1 su B. Quindi, se di fronte a una scrittura di questa, potenza uguale a qualcosa, voglio ricavare la base, cioè A, allora è un'estrazione di radice, cioè un elevamento alla 1 su B. Questo è un problema che abbiamo visto sostanzialmente il primo giorno, o il secondo, quando è. Se invece voglio ricavare l'esponente, se ora voglio ricavare B, allora qui entra in gioco il logaritmo. Allora diventa B è uguale al logaritmo in base A di C. Questa è la definizione di logaritmo. Cioè questa scrittura, logaritmo in base A di C, indica, cioè, detto un po' brutalmente, è l'esponente al quale elevare A per ottenere B. C. Diciamo che questa, almeno inizialmente, va bene come definizione di logaritmo. Esempi. Logaritmo in base 2 di 8. Definizione cosa dice? È l'esponente al quale elevare 2 per ottenere 8. Quindi esponente 3. Logaritmo in base 2 dice, logaritmo in base 10 di 100. L'esponente al quale elevare 10 per ottenere 100. Questo esponente è 2. Logaritmo in base 3 diventa 7. L'esponente al quale elevare 3 per ottenere 27, quindi questo è 3. Logaritmo in base 2 di 1/4. Meno 2 perché? Uguale a meno 2, perché meno 2? Logaritmo in base 2 di 1/4 è uguale a meno 2, perché 2 elevato alla meno 2 è proprio 1/4. Quindi questo meno 2 è l'esponente al quale elevare il 2 per ottenere 1/4. Adesso la situazione non è così semplice, sempre. Se io vi chiedo il logaritmo in base 4 di 8. Questo magari lo vedete leggermente meno. Vabbè, diciamo che questo è x. Chiamiamolo x. Allora, qual è la proprietà di x? X che cos'è? È l'esponente al quale elevare 4 per ottenere 8.
Allora, 4 alla x è uguale a 8. Questa è semplicemente la definizione di logaritmo. Definizione di logaritmo. Il logaritmo in base 4 di 8 è l'esponente al quale elevare 4 per ottenere 8. Quindi 4 alla x è uguale a 8. A questo punto è roba che sostanzialmente abbiamo fatto il primo giorno, no? Quello che ogni cosa dipende dalle cose precedenti, aver capito bene le cose precedenti dà una mano sulle successive. Come si risolve questa equazione? L'abbiamo fatte tante. Questa si scriveva 2 al quadrato alla x uguale 2 al cubo, quindi questa era 2 alla 2x uguale 2 alla terza, base uguale uguale agli esponenti, 2x uguale a 3 e quindi x uguale a 3 mezzi. E quindi il logaritmo in base 4 di 8 è uguale a 3 mezzi. Adesso vi ho fatto tutti esempi in cui il logaritmo viene una cosa bella, viene un numero intero, viene una frazione. Se vi chiedo logaritmo in base 2 di 3, nulla di furbo, è il logaritmo in base 2 di 3, punto. Non ha un'espressione più semplice. Tutto qua, quali sono le proprietà dei logaritmi? Proprietà dei logaritmi. Beh, sono sostanzialmente, insomma, 4-5 proprietà, ma seguono tutte dalle stesse. Diciamo, logaritmo in base a di x per y, il logaritmo del prodotto e la somma dei logaritmi, uguale il logaritmo in base a di x più il logaritmo in base a di y. Sono un po' vago e non sto dicendo un po' di cose, ma non importa. Logaritmo in base a di x diviso y. Logaritmo della divisione è la differenza dei logaritmi. Il logaritmo in base a di x elevato a un certo esponente k il k in un certo senso esce fuori dal logaritmo, quindi questo qui è uguale a k volte il logaritmo in base a di x. Questo volendo vedetela così, il logaritmo. Cioè, ora vi voglio dire che la seconda proprietà che vi ho scritto, questa, segue in realtà dalla prima e dalla terza. Perché il logaritmo in base a di x per y, che cos'è? Questo è il logaritmo in base a di x per 1 su y. Fino qui, cosa ovvia. 1 su y, che cos'è? Y alla meno 1. Quindi questo è il logaritmo in base a di x per y alla meno 1. Adesso qui ho il logaritmo di un prodotto. Il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, uguale logaritmo in base a di x più logaritmo in base a di y alla meno 1. Qui applico la regola, chiamiamola 1, quindi qui uso la regola 1. Adesso cosa applico? Qui ho y elevato a un esponente k, dove k è meno 1. Quindi questo meno 1 ora cosa fa? Va davanti, no? La regola 3, questa è la regola 3, cosa dice? Che gli esponenti da dentro al logaritmo saltano fuori davanti. Quindi questo esponente meno 1 da dentro salta fuori davanti e questo diventa logaritmo in base a di x meno logaritmo in base a di y. E qui ho usato la regola 3. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che la regola 2, che sarebbe questa qui centrale, è conseguenza della 1 e della 3. Così per la cronaca. Quindi la 2 è conseguenza
di 1 e 3. Ma c'è un'altra regola, che è la regola 4, diciamo, che è la formula di cambio di base. Formula di cambio di base, voi dite non me la ricordo, neanch'io, però mi ricordo come si fa per ricavarla, quindi se vi ricordate come si fa per ricavarla, in un secondo arrivate alla formula di cambio di base. Come si fa per ricordare la formula di cambio di base? Voi pensate a questa equazione, a alla x uguale a b. Risolviamola. Cioè, risolviamola in due modi. Primo modo di risolverla. Cosa dite? Usando la definizione? X che cos'è? Il logaritmo in base a di b. Qui ho usato la definizione, nient'altro. E ho ricavato il valore di x. Uno dice, no, io mi rifiuto di usare, non voglio fare logaritmi in base A, non voglio fare logaritmi in base A, i logaritmi li voglio fare in base C, dove C è una cosa che ci piace a noi. Allora, uno cosa dice? Faccio il logaritmo in base X, quindi un secondo modo di risolvere l'equazione, il primo modo è questo qua, adesso lo vogliamo risolvere in un altro modo, tra l'altro ha un'utilità pratica, se voi prendete la vostra calcolatrice e provate a calcolare un logaritmo in base 7, non c'è il comando per fare il logaritmo in base 7, non c'è il tasto. Quindi se dovete risolvere 7 alla x uguale a 25, dovreste fare il logaritmo in base 7 di 25 e non c'è il tasto semplicemente. Perché la calcolatrice li vuole fare soltanto in base 10 o in base e, che lasciamo perdere che cos'è. Quindi, quindi a voi la base 7 non piace, volete usare una base c diversa, ad esempio la base 10. Quindi faccio a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, il logaritmo in base C. Cosa ottengo facendo logaritmo in base C a destra e a sinistra? Vabbè, stupidamente ottengo logaritmo in base C di A alla X uguale al logaritmo in base C di B. E fin qui non ci piove. Adesso quanto fa il logaritmo in base C di A alla X? Uso la regola della potenza, l'esponente X esce dal logaritmo. Quindi qui ottengo x per logaritmo in base c di a uguale logaritmo in base c di b. Da qui o qui c'è la regola 3, diciamo, quella dell'uscita degli esponenti. Va bene, adesso da qui ricavo x. Da qui ricavo che x è uguale a che cosa? E oh, faccio la divisione. Logaritmo in base C di B diviso logaritmo in base C di A. Quindi questo è un altro modo di ricavare X senza usare logaritmi in base A, sto usando soltanto logaritmi in base C. Poiché X deve essere lo stesso sopra e sotto, X ricavato in due modi diversi deve per forza essere lo stesso perché la soluzione dell'equazione è quella, uguagliando i due valori della X, i due valori della x, ottengo logaritmo in base a di b è uguale a logaritmo in base c di b diviso logaritmo in base c di a. E questa è quella che si chiama la regola di cambio di base. 4. Formula di cambio di base. Usando questa formula voi potete calcolare i logaritmi in base A facendo solo logaritmi in base C. Quindi il giorno in cui vi servirà il logaritmo in base 7 di 25, cosa farete? Il logaritmo in base 10 di 25 diviso il logaritmo in base 10 di 7. Userete una base che vi piace. E questo è utile in molte applicazioni, come vedrete dall'esercizio. Ecco, due parole di commento sulle formule, giusto per dire di che cosa sono... Ah, no, ci sono poi le formule più importanti. Quelle che non bisogna mai dimenticare, che sono queste. Logaritmo in base a di x più y e logaritmo
in base a di x meno y. Solite formule da ricordare come fare, non fare cose folcloristiche tipo, insomma, ecco, sappiate riconoscere le formule anche al contrario. Se io ho logaritmo in base 2 di 5, no, 5 non mi piace, logaritmo in base 2 di 7 meno logaritmo in base 2 di 6, questo è uguale? E io ho visto tante volte scrivere 0, perché logaritmo in base 2 di 7 meno logaritmo in base 2 di 6 è uguale a logaritmo in base 2 di 7 meno 6, cioè di 1, logaritmo di 1, cioè 0. Non scrivete mai queste cose. Questo qui è il logaritmo in base 2 di 7 sesti. Che cos'è questa? È semplicemente la regola del logaritmo della divisione e la differenza dei logaritmi. Cioè, potete leggere le regole da destra a sinistra o da sinistra a destra. Il logaritmo della divisione e la differenza dei logaritmi. Analogamente, la differenza dei logaritmi è il logaritmo della divisione. Mi raccomando, non fate errori di quel tipo. Oh, perché questa... Adesso facciamo un attimo un'analisi logaritmo in base a di x. Cerchiamo quando ha senso questa cosa qua. Questa scrittura ha senso. Scrittura, diciamo, sottintende... Quali ipotesi su A e su X? Sottintende X maggiore di 0, il logaritmo si fa di roba positiva, diciamo, e la base? Sì, diciamo, di solito i logaritmi si intende che la base è maggiore di 0 e... diversa da 1. Capite perché 1 non è una bella base? Cosa vorrebbe dire fare il logaritmo in base 1? Se io cerco il logaritmo in base 1 di 8, vorrebbe dire potenza a cui elevare 1 per ottenere 8. Una domanda furba questa? No, è impossibile. Quindi le basi 1 basi 1 non hanno senso per questo motivo. Volendo, le basi negative un piccolo senso ce l'avrebbero, un piccolo senso, però di solito si trascurano per motivi che non stiamo a vedere qua. Intendiamo sempre base maggiore di 1. È chiaro, se io cerco il logaritmo in base 2 di meno 4, anche in questo caso cosa dite? Impossibile. Impossibile, perché sarebbe la potenza a cui elevare, potenza a cui elevare 2 per ottenere meno 4. Elevando 2 a qualunque potenza si ottiene sempre roba positiva, mai roba negativa. Quindi questo è il motivo per cui è impossibile, diciamo, usare argomento del logaritmo negativo, e questo è il motivo per cui è assurdo usare base 1, perché sarebbe impossibile la risposta. Ecco, logaritmo, questa è una cosa che conviene sapere. Logaritmo in base a di 1, questo qua è potenza, questo ha senso, è potenza a cui elevare il numero a per ottenere 1, e questa potenza è 0, perché a alla 0 è uguale a 1 per ogni a.
Quindi il logaritmo in qualunque base A ammissibile, ovviamente, in qualunque base ammissibile di 1 è 0, perché la potenza quale elevare A per ottenere 0. Allora, 0 alla 0 abbiamo detto il primo giorno, è una cosa che non vogliamo trattare per il momento perché è pericolosa. Quindi quando vedete 0 alla 0, girate al largo per il momento. Più avanti nel corso, diciamo fra 3 settimane, allora 0 alla 0 diventerà oggetto dei nostri studi. Oh, logaritmo in base A di A? 1, qualunque sia A. Va bene, un piccolo commento sulla... Ma no, non ve lo faccio, se mai ve lo faccio dopo. Vorrei che faceste qualche esercizio. Quindi ora direi di fare l'esercizio sulle potenze logaritmi, quello che trovate, vabbè, un po' più avanti. Io lo metto a schermo per chi non ce l'ha. Allora, logaritmo in base 3, roba di questo tipo, logaritmo in base 3 di 2 alla quarta è uguale a, vabbè, qui l'esercizio chiedeva di a volte logaritmo in base 3 di 2. Come si fa questo? Qui si usa la regola, quella dell'esponente che esce fuori dal logaritmo. Questo 4 esce fuori dal logaritmo per la regola 3, quella che abbiamo chiamato regola 3, quindi questo diventa 4 per logaritmo in base 3 di 2, e quindi A uguale a 4. No? Questa è semplicemente la regola dell'esponente che esce fuori. Ce n'è uno simile subito dopo, che è il logaritmo in base 3 di radice di 2. Radice di 2 cosa vuol dire? Vuol dire 2 elevato a un mezzo, quindi questo qui è il logaritmo in base 3 di 2 elevato a un mezzo, adesso l'esponente esce fuori. E quindi questo è un mezzo per logaritmo in base 3 di 2. Torna? Questo è un modo per far uscire un esponente da un logaritmo. Poi cosa c'era? C'era logaritmo in base 2 di 8 per 16 per 64. Qui che regola si applica? Questo è il logaritmo del prodotto, somma dei logaritmi. Quindi questo qui è logaritmo in base 2 di 8, più logaritmo in base 2 di 16, più logaritmo in base 2 di 64. Qui fate il conto, logaritmo in base 2 di 8 è 3, perché è l'esponente a cui elevare 2 per ottenere 8, questo è 4, questo è 6, insomma, uno fa il conto, è 13. Viceversa, se avete il logaritmo in base 3, ma 3 o 50 è la stessa cosa, di 20, più logaritmo in base 3 di 4, questa che cos'è? La stessa regola vista al contrario, insomma. La somma di logaritmi è logaritmo del prodotto, è uguale al logaritmo in base 3 di 20 per 4, e quindi il logaritmo in base 3 di 80. Fin qui non ci piove. Ecco. Quando siamo in una situazione un po', vabbè, intanto questo è ancora facile, logaritmo in base 5 di 3 meno logaritmo in base 5 di 2. Questo l'abbiamo visto prima, differenza di logaritmi è logaritmo della divisione. Quindi questo è logaritmo in base 3, base 5, di 3 mezzi. Ecco, logaritmo in base 2 di 4 per logaritmo in base 2 di 8. Questo comincia a essere un esercizio. Questo comincia a essere un esercizio più interessante. Logaritmo in base 2 di 4 per logaritmo in base 2 di 8. Il prodotto di due logaritmi è il logaritmo? Diciamo logaritmo di A base 2 di A per logaritmo in base 2 di B uguale
Non c'è una formula per queste cose, quindi non cercate qualcosa di creativo che dia quella cosa lì. Qui no, non resta che calcolarsi due logaritmi. Quanto è il logaritmo in base 2 di 4? È 2 per 3, quindi è 6. Poi l'esercizio chiedeva di scrivere quello a sua volta, quindi l'esercizio proseguiva chiedendo 6 uguale logaritmo in base 2 di A. Come si fa in questo caso a calcolare A? Vabbè, è ovvio, no? 6 è uguale al logaritmo in base 2 di che cosa? Ritorna questa, no? 6 è il logaritmo in base di 2 di 2 alla sesta, perché 6 è l'esponente al quale elevare 2 per ottenere 2 alla sesta. E quindi niente, A uguale 2 alla sesta, cioè 64. Ecco, quelli dopo cominciano, questo me l'avete chiesto in tanti, 2 elevato al logaritmo in base 2 di A uguale a 9. Allora, adesso questa c'è chi la vede a occhio e mi sta bene. Uno dice, io non la vedo a occhio. Dite 2 elevato al logaritmo, tremendo. Date un nome alle cose. C'è quell'esponente che dà fastidio? Dategli un nome, come con le b quadratiche. Chiamatelo x. Quindi dite, pongo x uguale logaritmo in base 2 di a. E vediamo se succede qualcosa di positivo. Cosa diventa l'equazione? Diventa 2 alla x uguale a 9. Da questa sapete ricavare x? Definizione di logaritmo. Ma adesso x chi è? È logaritmo in base 2 di a. Se due cose hanno lo stesso logaritmo, cioè si può semplificare il logaritmo? Sì, cioè se due cose hanno lo stesso logaritmo, allora le due cose sono uguali. Quindi A uguale è chiaro cosa ho fatto, ho spezzato la difficoltà in due. Ho chiamato questo logaritmo, l'ho chiamato x, in x è andata tutta bene, poi sono tornato indietro ad A e anche in A è andato tutto bene. In un passaggio solo forse non si vedeva. Adesso, se qualcuno ci pensa un attimo, questa si poteva vedere a occhio. Perché? Che cos'è x elevato al logaritmo in base 2 di A? Cos'è 2 elevato a questa cosa qua? È 2 elevato a l'esponente a cui bisogna elevare 2 per ottenere A. Se vi ripetete un numero sufficiente di volte questa frase, 2 elevato all'esponente al quale dovrei elevare 2 per ottenere A. E quindi cosa ottengo? A. Cioè, se uno non l'ha visto, così lo segue. Ma se uno ci pensa un numero sufficiente di volte, lo vede immediatamente. 2 elevato al numero che dovrei metterci per ottenere A. Quindi è chiaro che questo qui è un modo comico di dire A. Quindi, in generale, diciamo, un qualunque numero B elevato al logaritmo in base B di A, ve la scrivo così, b elevato all'esponente a cui elevare b per ottenere a. Se la leggete un po' di volte e ci pensate, scoprite che è a direttamente, ma se non lo scoprite va bene fatto nell'altra maniera. Ecco, quella dopo. Facciamo ancora le tre dopo che sono di questa famiglia. Logaritmo in base 2 di 2 alla A è uguale a 9. Qui quale regola applicate? L'esponente? Che esce fuori dal logaritmo. Quindi cosa ottenete qui? A per logaritmo in base 2 di 2 uguale 9. Quanto fa il logaritmo in base 2 di 2? Fa 1, che è l'esponente al quale elevare 2 per ottenere 2, questo esponente è 1, quindi questo qui è 1, quindi diventa A uguale a 9. Quella sotto, questa? Quella sotto era
logaritmo in base 2 di 4 alla A uguale a 9. Cosa fate? Questo qui bisognerebbe cercare di scriverlo usando come base 2, perché qui c'è 2, quindi anche qui vorremmo 2. Questo che cos'è? Logaritmo in base 2 di 2 alla 2a. Chiaro? Questa proprietà delle potenze, prendetevela con chi vi ha spiegato le potenze, uguale a 9. 2a esce fuori, quindi questo diventa 2a per logaritmo in base 2 di 2 uguale a 9, questo qui è 1, quindi 2a uguale a 9, e quindi a uguale a 9,5. Ultimo che vi voglio fare ora è quello a sinistra di questo, che è 2 elevato al logaritmo in base 4 di a è uguale a 9. Cosa applichiamo qua? Diamo un nome alle cose, quel logaritmo che ci dà fastidio lo chiamiamo x. Cosa diventa l'equazione? 2 alla x uguale a 9. Quindi x uguale ritornando nella variabile a, cosa devo dire? So che x è uguale a questo, ma x è anche uguale a questo. Quindi ritornando in a, ottengo che logaritmo in base 2 di 9 è uguale al logaritmo in base 4 di a. Posso levare i logaritmi? No, perché? Perché sono basi diverse, vorrei avere la stessa base. Come si fa a ottenere la stessa base? Uso il cambio di base. Quindi qui applico la regola di cambio di base, cambio in base 2, andate a vedere la regola, cosa diventa? Logaritmo in base 2 di A diviso logaritmo in base 2 di 4. Logaritmo in base 2 di 4 sapete quanto fa? 2. Quindi questo è un mezzo per logaritmo in base 2 di A. Che facciamo con questo un mezzo? Gli esponenti, così come escono da su e vanno fuori, un mezzo perché logaritmo in base 2 di 4 è uguale a 2. Quindi logaritmo in base 2 di A, mezzi. Quindi un mezzo logaritmo in base 2 di A. Adesso questo un mezzo può entrare dentro. E quindi questo diventa logaritmo in base 2 di A elevato a un mezzo. Questo riassume sostanzialmente tutte le regole, si usa tutto in questo esercizio. Adesso posso semplificare il logaritmo? Adesso, in conclusione, logaritmo in base 2 di 9 uguale eccetera 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 uguale logaritmo in base 2 di a elevato a un mezzo. Quindi ora posso semplificare i logaritmi e ottengo 9 è uguale a a un mezzo, cioè a uguale chiaro? Va bene. Dopo facciamo ancora qualcuno dei successivi e qualche equazione con i logaritmi. Allora, 2 diciamo, questo qui uno può anche dare un approccio un po'. Questo si vede sostanzialmente a occhio, ma mettiamo che uno non lo veda bene. Uno cosa fa allora? X e quindi diventa 2 alla x uguale a 2, quindi x uguale a 1, quindi logaritmo in base a di 3 uguale a 1, e quindi in quale base il logaritmo di 3 è 1?
base 3. Questo. Ecco, mi interessa un po' di più il successivo. Logaritmo in base 2. Cosa facciamo qua? Io farei il solito passaggio intermedio, quello con la x. Quindi metterei x uguale logaritmo in base 3 di a. Quindi cosa diventa? Logaritmo in base 2 di x uguale a 2. Quindi x uguale? X uguale a 4. E quindi logaritmo in base 3 di A che è uguale a x uguale a 4. Logaritmo in base 3 di A uguale a 4. E quindi A uguale. Oh, adesso io spero che queste cose le vediate così o arriviate a vederle così in un tempo abbastanza breve. Se uno non le vede, ve lo faccio più lentamente. Logaritmo in base 3 di A è uguale a 4. Uno dice io non riesco a vedere perché A è 3 alla quarta. Va bene, è comprensibile all'inizio. Allora uno cosa dice? Logaritmo in base 3 di A è uguale a 4 per, moltiplichiamo per 1. Vi rendete conto cosa ho fatto? Ho moltiplicato per 1 perché logaritmo in base 3 di 3 è 1. No, non mi piace così. Questo è 1. Quindi non ho fatto niente fino a qua. Adesso cosa applico? La regola dell'esponente che fa da dentro fuori il logaritmo, cioè questo 4 qui, se voglio lo posso portare lassù. E quindi questo diventa logaritmo in base 3 di 3 alla quarta. Quindi ho il logaritmo in base 3 di A è uguale al logaritmo in base 3 di 3 alla quarta. E adesso, stessa base, quindi gli argomenti sono uguali, no? Qui ho scritto che il logaritmo in base 3 di A è uguale al logaritmo in base 3 di 3 alla quarta. E quindi, stessa base, A è uguale a 3 alla quarta. È chiaro che quando sarete un po' esperti di logaritmi, cioè spero già oggi, anzi spero già da prima, questo passaggio lo fate automaticamente, ma se uno non lo vede automaticamente, all'inizio forse può aiutarsi con questo ragionamento qua. Cioè, uno cerca di avere il logaritmo a destra e a sinistra, uno dice a destra non ce l'ho, e allora mettiamocelo artificialmente, mettiamoci il logaritmo in base 3 di 3 che fa 1. Poi a quel punto, con le regole dei logaritmi, quello va su e giù. Logaritmo in base 3 di 9 uguale logaritmo in base 2 di A. Logaritmo in base 3 di 9 come si fa questo? Il problema è che la base è diversa a destra e a sinistra, quindi o fate un cambio di base e cercate di andare nella stessa base da una parte e dall'altra, oppure fate il conto. Quanto fa il logaritmo in base 3 di 9? 2. Quindi questo è come scrivere che il logaritmo in base 2 di A fa 2. Da cui 2 alla 2, se uno dice non lo vedo, come sarebbe fare il ragionamento che abbiamo fatto prima? Uguale a 2 per logaritmo in base 2 di 2, adesso che fa questo 2? Sale su all'esponente, logaritmo in base 2 di A è uguale a logaritmo in base 2 di 2 alla 2, e quindi A è uguale a 2 alla 2, cioè A uguale a 4. Riuscite a seguire? Eccone uno. Quello dopo, il problema è che l'incognita è la base. Logaritmo in base 3 di 9 è uguale logaritmo in base A di 25.
Vabbè, voi dite, anche questo volendo si fa in maniera abbastanza intuitiva, diciamo, questo è 2. Quindi questo qui è il logaritmo in base a di 25 è uguale a 2. Qual è la base in cui 2, in cui 25 è un quadrato? In base 5, 5 al quadrato. Volendo questo lo potete scrivere come logaritmo in base a di 5 al quadrato uguale a 2, il 2 lo portate fuori, questo diventa 2 volte il logaritmo in base a di 5 è uguale a 2, quindi il logaritmo in base a di 5 è uguale a 1, e quindi chiaramente la base in cui il logaritmo viene 1 è la stessa che c'è qui, insomma, quindi la base deve essere 5. Si può fare anche col cambio di base, però in questo caso forse era superfluo. Ecco, facciamo quello dopo, logaritmo in base 3 di radice di 2 è uguale ad A per logaritmo in base 3 di 4. Abbiamo problemi di basi diverse? No, fortunatamente no. L'unico problema è che, insomma, vorremmo averci il logaritmo in base 3 di 2 dappertutto, in maniera da poterlo semplificare. Allora, il primo che cos'è? Il logaritmo in base 3 di 2 alla 1 mezzo. E questo che cos'è? A per il logaritmo in base 3 di 2 alla seconda. Oh, mi raccomando, io ve ne sto facendo un po', però voi andate a casa e rifateli per conto vostro. Cioè, voi andate a casa, prendete questo bianco, ve li rifate lì, e soltanto se non vi tornano andate a controllare come ve li ho fatti io. Cioè, se no è inutile l'esercizio. Se voi vi studiate come l'ho fatto io, lo capite. Se provate a rifarlo, magari non viene. Però soltanto con le difficoltà si impara, no? Vabbè, adesso questo va fuori qui, questo va fuori qui. Quindi cosa diventa? Un mezzo logaritmo in base 3 di 2 uguale, che cosa? 2a logaritmo in base 3 di 2. Adesso questo è un numero che posso semplificare. E quindi un mezzo uguale 2a, e quindi a uguale a un quarto. E questo è fatto così. Quale facciamo? Ne faccio uno un po' più complicato. Facciamone ancora due, di cui uno. Logaritmo in base 7 di 13 per logaritmo in base 5 di 7 uguale logaritmo in base 5 di A. Qual è il problema di questo esercizio? C'è un po' di base 5 e un po' di base 7, il che non è una cosa piacevole. Cerchiamo di andare tutto in una base sola. Cosa scegliamo come base? 5 forse, perché ce ne sono due. Quindi dobbiamo trasformare questo in base 5. Allora, io su questo uso il cambio di base. Cosa dice la formula di cambio di base? Devo calcolare questo logaritmo qui e voglio usare il logaritmo in base 5 e basta. Diventa una frazione, sopra c'è il logaritmo in base 5 di qualcosa e sotto c'è il logaritmo in base 5 di qualcos'altro. Cosa c'è sopra? Sopra c'è 13 e sotto c'è 7. Questa è la formula di cambio di base, andate a rivederla, ed è esattamente questa. Per, c'è anche il colpo di fortuna, forse voluto da chi ha scritto l'esercizio. Qual è il colpo di fortuna? Che questi si semplificano, per cui cosa rimane alla fine? Logaritmo in base 5 di 13 è uguale al logaritmo in base 5 di A. Fine del discorso, A uguale a 13. Cosa facciamo? Facciamone un altro con i cambi di base. Facciamo logaritmo in base di 7 di 3. Logaritmo in base 7 di 3 per logaritmo in base 8 di 49.
uguale logaritmo in base 2 di A. Anche qui il problema è lo stesso, è tutto in basi, ci sono tre basi diverse, bisogna scegliere una base comune. La base comune 2, perché? Perché 8 è abbastanza amico di 2, quindi... Allora, cambio di base, cambio di base. Cambio base. Cambio in base 2. Cosa diventa? Allora, il primo diventa un rapporto di due logaritmi in base 2, no? Di che cosa? 3 e 7. Qui, logaritmo in base 2 diviso logaritmo in base 2, qui giustamente 49 e sotto 8. E tutto questo è uguale al logaritmo in base 2 di A. Va bene. Adesso facciamo qualche conto. Questo qua lasciamo come sta. Questo è il logaritmo in base 2 di 3, diviso, questo è il logaritmo in base 2 di 7, per... Che cos'è il logaritmo in base 2 di 49? 49 è 7 alla seconda, quindi il 2, logaritmo in base 2 di 7 alla seconda, quindi 2, ritorna? Ho usato che 49 è 7 alla seconda, scriviamolo qui in un angolo, logaritmo in base 2 di 49 è uguale al logaritmo in base 2 di 7 alla seconda, quindi l'esponente come al solito esce, uguale 2 logaritmo in base 2 di 7, questo è il motivo del primo passaggio. Beh, logaritmo in base 2 di 8 lo sapete, fa 3, e questo è uguale logaritmo in base 2 di A. Beh, ancora una volta succede la semplificazione, si semplificano i logaritmi in base 2 di 7. Cosa è rimasto? È rimasto che il logaritmo in base 2 di A è uguale a 2 terzi per il logaritmo in base 2 di 3. Posso immediatamente semplificare? Non posso semplificare perché c'ho questo qui che rompe le scatole. Cosa devo fare? Portarlo all'esponente su. Quindi ottengo che il logaritmo in base 2 di A è uguale al logaritmo in base 2 di 3 elevato alla 2 terzi. E quindi A, ora posso semplificare, è 3 elevato alla 2 terzi. Quanto fa 3 elevato alla 2 terzi? Definizione, radice cubica di 3 al quadrato, quindi radice cubica di 9. È giusto, c'è una risposta del genere? Ho sbagliato qualche conto. Potenza logaritmi qual è? Polinomi. Sì, radice terza di 9, giusto. Va bene, mi avanza un pezzo di lavagna, faccio? Faccio logaritmo in base 3 di 9 uguale logaritmo in base a di 25, l'ho già fatto? Beh, facciamo uno degli ultimi, dai. Fatemi fare questo, 2 alla 8 più 2 alla 20 è uguale a 2 alla 8 che moltiplica 1 più 2 alla A. Questo è un esercizio che è importante per i corsi successivi che farete, questa è un'operazione che vi capiterà più volte, cioè voi l'esercizio all'inizio vedete soltanto questa cosa qua, vedete 2 alla 8 più 2 alla 20. Oppure vi capiterà x alla 8 più x alla 20, vi si dirà, voglio raccogliere x all'ottava. Capite? Qui questo in comune hanno un 2 alla 8, uno dice, lo voglio raccogliere che moltiplica qualcosa. E bisogna, la domanda angosciosa è sempre quell'esponente da mettere là. Ecco, come si fa questo? Intanto non mi dite che è 2 alla 28, questo è il primo errore, da non pensarci neanche per un istante. Allora, di fronte a questo cosa fate? Vabbè, volendo fate così, 2 alla 8 più 2 alla 20, diciamo di fronte all'esercizio da svolgere così, più cosa devo scrivere?
super cauto, scrivo così. Volendo fare un passaggio, adesso cosa faccio? 2 alla 8 si semplificano, quindi ottengo 2 alla 20 è uguale a 2 alla 8 per 2 alla A. Ma 2 alla 8 per 2 alla A che cosa fa? 2 alla 2 alla 8 più A. Adesso stesso discorso di sempre, stessa base, quindi deve essere lo stesso esponente, quindi 20 uguale 8 più A. E quindi A uguale 12. O in alternativa, diciamo, quello che vi ho scritto io va bene se dovete risolvere l'esercizio messo in questa maniera, ma se voi vi ritrovate 2 alla 8 più 2 alla 20 e vi dicono raccogliete 2 alla 8ava, cosa dovete fare? Dovete fare così, questo è 2 alla 8 più 2 alla 8 più 12. Quindi avete tirato fuori un 8 da questa esponente. Adesso si può scrivere ancora meglio in questa forma, 2 alla 8 più 2 alla 8 per 2 alla 12, applicando sempre le regole delle potenze. E adesso cosa si fa? Questo è 2 alla 8 che moltiplica 1 più 2 alla 12. Questo è il modo in cui uno arriva a questa scrittura senza dover passare attraverso la A e tutti questi discorsi. Chiaro cosa ho fatto? Ho spezzato questo 20 in 8 più 12. Perché 8? Perché 8 ce l'avevo già di qua. A questo punto 8 più 12 diventa il prodotto, così. Raccolgo 2 alla 8ava, 1 più 2 alla 12. Va bene, adesso vorrei che faceste qualche equazione di queste con i logaritmi e con gli esponenziali. Perché poi ne faremo insieme, insomma, si impara a usare le proprietà facendo le equazioni, quelle che non avete fatto di queste potenze logaritmi potete farle poi comodamente a casa. Adesso fate qualche equazione. Allora, vabbè, iniziamo dall'inizio. Ok. 2 alla x uguale a 3. E qui non c'è niente da fare. Qui è la definizione di logaritmo. Cioè, punto, non è che uno va avanti e riesce a calcolare. X è logaritmo in base 2 di 3, basta. Quello dopo, 2 alla x al quadrato uguale 3. E voi giustamente, molti l'hanno scritto come 2 elevato alla 2x uguale a 3. E quindi 2x uguale logaritmo in base 2 di 3, e quindi x uguale 1/2 logaritmo in base 2 di 3. Che se volete, come potete anche scriverlo. Mai ci siete che potete scriverlo così anche? Perché questo sarebbe 3 alla 1/2, l'1/2 può uscire fuori, eccetera, eccetera. Ecco, 2 alla x quadro. Adesso poi apriamo una piccola parentesi su questa cosa qua. Uguale a 3. Vabbè, cosa avete detto? Molti hanno detto, giustamente, x quadro è uguale al logaritmo in base 2 di 3. E quindi adesso come faccio a ricavare x? X quadro uguale a qualcosa, x uguale più o meno radice del qualcosa. Quindi x uguale più o meno radice di logaritmo in base 2 di 3. Quindi quante soluzioni ha questa equazione? Due soluzioni. Ecco, la piccola parentesi che volevo aprire su questo è la parentesi sui doppi esponenziali, diciamo. Se noi abbiamo 2 alla 3 alla 2 e 2 alla 3 alla 2, sono la stessa cosa? No. Volendo dirlo più brevemente, cosa sono? Questo qui è 2 alla... Questo è 2 alla sesta, per potenza di potenza, cosa che abbiamo visto il primo giorno. Gli esponenti si moltiplicano. Questo è 2 alla nona. Allora, quando c'è una torre di esponenziali, diciamo, quando avete, questa è una torre di 3 esponenziali in un certo senso, la convenzione è che gli esponenziali si iniziano a calcolare a partire, questo qui è come fosse scritto, diciamo, 2 elevato alla 3 al quadrato. Cioè il primo esponenziale da fare è quello all'esponente, diciamo.
Quindi quando non ci sono le parentesi si sottintende che siano messe in questo modo, quindi bisogna fare prima per così, 3 alla seconda fa 9. Invece se le parentesi sono messe così, cosa vuol dire? Fai prima 3 al quadrato, questo qui è anche 8 al quadrato, 2 alla terza a sua volta al quadrato. Diciamo, se non ci sono così, si fa prima l'esponente all'esponente, l'esponenziale all'esponente. La frase è un po' così, però spero che renda l'idea, insomma, delle... Dovendo scegliere quale potenza si fa prima quella più in alto, il 3 al quadrato, 9, 2 alla nona. Qui invece se ci sono le parentesi, qui le parentesi forzano a fare prima la potenza nella base. Qui si fa prima la base. Fa prima la base. Quindi notate la differenza tra quando ho scritto 2 alla x a sua volta al quadrato, quindi vuol dire fai 2 alla x e poi fai il quadrato, oppure questa scrittura qui, che è completamente diversa. Questa dice fai prima il quadrato di x e poi fai 2 elevato a quello. Questo è il livello di notazioni. Se avete fatto gli esercizi della sezione preliminari, ce n'erano su questa cosa qua. Va bene, 2 alla x quadro uguale a 3 l'abbiamo fatto. 4 per 2 alla x quadro uguale a 8 alla x. 4 per 2 alla x quadro uguale 8 alla x. Allora, qui ho visto gente fare logaritmi, ho visto gente fare di tutto. Qui i logaritmi non c'entrano niente. Qui si tratta di andare... Qui sono potenze e bisogna scrivere usando la base comune 2. Quindi questo che cos'è? 2 al quadrato per 2 alla x quadro uguale 2 alla terza, il tutto alla x. Quindi questo che cos'è? Questo è 2 elevato alla x quadro più 2 e questo è 2 elevato alla 3x. Stessa base, dunque stesso esponente. Quindi x quadro più 2 uguale a 3x e quindi qui x quadro meno 3x più 2 uguale a 0. Prodotto 2 somma 3, 1 e 2, x uguale a 1 e x uguale a 2. Fine del discorso. Quindi non c'entravano niente logaritmi, cioè non fate cose creative in questi casi, ecco. 3 per 2 alla x quadro uguale a 1. Questo è un esercizio già visto sostanzialmente, uguale a due o tre esercizi sopra, perché questo cosa diventa? Molti avete detto questo è 2 alla x quadro uguale a 1/3. Quindi x quadro è uguale a logaritmo in base 2 di 1/3 e quindi come, esattamente come prima x uguale più o meno radice di logaritmo in base 2 di 1/3. Quindi quante soluzioni? Tutto sbagliato. Cosa c'è che non va? È che quando si fanno le cose bisogna pensarci un attimo. Fa, ma come? L'hai fatto prima uguale, andava bene, tutti contenti, adesso no. No, adesso no. Perché? Siamo qua, x quadro uguale logaritmo in base 2 di 1/3. Adesso questa quantità, logaritmo in base 2 di 1/3, questa è una quantità negativa. Quantità negativa, perché? Perché 2 elevato a un esponente positivo, volendo perché il logaritmo in base 2 di roba minore di 1 è minore di 0. Il logaritmo di roba minore di 1, quindi di 1/3, viene negativo. Volendo lo potete pensare anche così, volendo potete pensare che il logaritmo, non so se vi aiuta, questo qui sarebbe il logaritmo in base 2 di 3 alla meno 1 e quindi questo è meno il logaritmo in base 2 di 3. Allora, se il logaritmo in base 2 di 3 è positivo,
quest'altro col segno meno davanti è negativo. Quindi cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo x quadro uguale roba negativa, e quindi ci sono soluzioni? Quindi nessuna soluzione, cioè il procedimento volendo andava bene, ma radice di roba negativa non ha senso. Quindi x quadro uguale roba negativa implica zero soluzioni. Occhio agli esercizi che potenzialmente sono uguali, cioè che sembrano uguali, ma in realtà sono completamente diversi. Oh, si poteva capire anche da subito. Chiaro quello che ho scritto, 2 elevato a x quadro vuol dire 2 elevato a qualcosa che è maggiore o uguale di 0. Se 2 elevato a qualcosa maggiore o uguale di 0 diventa maggiore o uguale di 1, quindi non può diventare un terzo. Lo ricordate come ho fatto 2 alla x più o meno? Queste, adesso i grafici sono roba che io di solito faccio durante i corsi poi, però il grafico di 2 alla x in funzione di x come è fatto? 2 alla 0 fa 1, poi man mano che l'esponente sale diventa sempre più alto, no? Il grafico di 2 alla x è qualcosa di questo tipo qua. Quindi 2 elevato a roba maggiore o uguale di 0, questa è altezza 1, 2 elevato all'esponente maggiore di 0 diventa roba maggiore di 1, questo per quando farete i grafici, cioè fra 10 giorni. Va bene, questo lo approfondiremo durante il corso, il discorso del grafico, però imparate a vederlo già da adesso. Quella con il 4, questa ha avuto tantissime domande. Allora, come si fa questo? Io ho visto logaritmi, ho visto scrivere di tutto. Allora, cerchiamo di scrivere tutto usando le potenze di 2. Questo è 2. E finora non è cambiato molto. Siamo ancora abbastanza nei guai. Questo 2 alla x più 2, siete d'accordo che è 2 alla x per 2 alla 2? Quindi questo qui è 2 alla 2x. Adesso volendo 2 elevato alla 2x è 2 alla x a sua volta al quadrato, quindi questo è 2 alla x a sua volta al quadrato, meno, vabbè questo fatemelo scrivere come 2 alla 2 per 2 alla x, più 3 uguale a 0. Adesso facciamo il cambio di variabile, come abbiamo fatto tante volte, cioè 2 alla x lo chiamiamo yt come vi pare, quindi ora pongo, faccio il cambio di variabili, t uguale 2 alla x. Cosa diventa questa equazione? T quadro, volendo meno 4t, le vedete a occhio le soluzioni, è chiaro cosa ho fatto, al posto di 2 alla x ho messo t. Adesso in t è diventata un'equazione di secondo grado, quindi la so risolvere. Le vedete a occhio le soluzioni, il prodotto fa 3, la somma fa 4, 3 e 1, quindi t uguale a 1 e t uguale a 3. Una volta che conosco t come procedo? Torno in x, t che cos'è? È 2 alla x, quindi da qui ottengo 2 alla x uguale a 1 e da qui ottengo 2 alla x uguale a 3 e quindi è finita. Qui chi vale x? Vabbè, si vede a occhio, se no x sarebbe logaritmo in base 2 di 1, cioè 0. Logaritmo in base 2 di 1, cioè 0. E da qui sotto x uguale logaritmo in base 2 di 3, che è un numero. Quante soluzioni? 2 soluzioni. Il trucco era ridursi all'equazione di secondo grado. 2 alla x uguale a 3 alla x.
Allora, per questo qui vediamo due metodi. Primo metodo. Divido per 3 alla x. Cosa ottengo? 2 alla x diviso 3 alla x uguale? Ho diviso a destra e a sinistra per 3 alla x, qui è diventato 2 alla x diviso 3 alla x, qui 3 alla x diviso 3 alla x fa 1. Adesso 2 alla x diviso 3 alla x fa? Vi ricordate questa regola? È la regola della potenza, insomma. E quindi x che cos'è uguale? Beh, volendo essere fiscalissimi, sarebbe il logaritmo in base 2 terzi di 1. Chi se ne frega della base, il logaritmo di 1 è sempre 0. Quindi x uguale a 0. Questo è il primo metodo. Secondo metodo. Uno vuole usare assolutamente i logaritmi, quindi bisogna fare il logaritmo. In che base? Faccio a destra e a sinistra il logaritmo in base 41. Perché 41? Perché mi va? Cosa succede? Perché vi faccio vedere che viene qualunque cosa facciate, questo voglio dire, insomma, che l'esercizio chiaramente 2 e 3 forse erano più furbe come base, però vi faccio vedere che anche scegliendo 41 veniva. Cosa diventa? Logaritmo in base 41 di 2 alla x uguale logaritmo in base 41 di 3 alla x. Adesso che regola uso? Il fatto che gli esponenti escono dal logaritmo. Quindi qui cosa scrivo? X per logaritmo in base 41 di 2 uguale x per logaritmo in base 41 di 3. Adesso volendo cosa faccio? Porto tutte le x dalla stessa parte, raccolgo. Questo diventa x che moltiplica logaritmo in base 41 di 2 meno logaritmo in base 41 di 3 uguale a 0. Se un prodotto fa 0, uno dei due fattori fa 0. Questo fattore qui fa 0? No, è la differenza di due logaritmi di due cose diverse. Quindi questo qui è diverso da 0. E quindi x deve essere lui che fa 0. Quindi in un altro modo abbiamo fatto lo stesso esercizio. Diciamo, il primo modo forse un po' più semplice, però anche il secondo vi voglio far vedere che in tanti modi si arriva allo stesso risultato. Va bene, saltiamo dopo. La prima equazione logaritmica che si incontra, logaritmo in base 2. Allora, per chi la vede si risolve in pochissimo. Per chi la vede cosa fa? Questo per chi la vede, adesso ve la faccio facendo tutti i passaggi. Io so che molte persone fanno direttamente qui e va bene fare direttamente qui. Ecco. Magari qualcun altro ci mette 2 ore ad arrivare a questo livello di esperienza. Adesso ve la faccio con tutti i passaggi. Cioè con tutti i passaggi, compreso un po' di passaggi inutili. Va bene, partiamo riscrivendo l'equazione. A noi cosa piacerebbe? Che ci fosse sia a destra sia a sinistra un logaritmo, perché poi si eliminano. Quindi devo fare spuntare qui un logaritmo. Vi ricordate come si è fatto la prima ora? Logaritmo in base 2 di 2 fa 1. Quindi moltiplico, quindi posso scriverla in questo modo: logaritmo in base 2 di x meno 1 uguale 5 per logaritmo in base 2 di 2. Questo è 1. Quindi non ho combinato niente all'equazione, però ho fatto comparire il logaritmo anche dall'altra parte.
Adesso applicatemi le proprietà dei logaritmi. Questo è il logaritmo in base 2 di x meno 1 e questo è il logaritmo in base 2. Vedete cosa è successo? Questo 5 va solo all'esponente. Quindi questo è il logaritmo in base 2 di 2 alla quinta. Adesso ho i logaritmi nella stessa base, a destra e a sinistra, posso togliere i logaritmi. Quindi x meno 1 uguale a 2 alla quinta, x meno 1 uguale a 32, x uguale a 33. Che è il passaggio che qualcuno ormai sa come saltare. È chiaro che dopo un po' capite, no, cosa succede. Qui nasce quel logaritmo in base 2, di 2 il 5 va dentro, quindi bisogna fare 2 alla quinta alla fine. Bisogna fare questo, questo qui sotto elevato a questo qui sopra. Però non prendetelo come regola mnemonica di fare questo sotto elevato a questo qui sopra. Pensate che è frutto di questo tipo di passaggi, che vi sembrano sufficientemente noiosi e dunque sicuri. Quello dopo è un esercizio invece che è istruttivo per... Quello dopo è istruttivo per questo motivo qua. Perché sembra uguale, ma non è uguale. Più logaritmo in base 2 di x più 1 uguale a 3. Allora, qui ci sono due problemi. Il primo è che non c'è il logaritmo di qua, a destra, ma è un problema relativo, perché si farà spuntare. Il secondo problema è che qui non c'è un logaritmo solo, ma ce ne sono due. Allora, come si risolve? Qui è una somma di logaritmi. La somma di logaritmi è il logaritmo del prodotto. Quindi intanto questo qui diventa il logaritmo in base 2 di x meno 1 che moltiplica x più 1. Volendo mettiamo delle quadre per dire che stiamo facendo il logaritmo del prodotto. E qui è 3 per logaritmo in base 2 di 2, che è 1, quindi non stiamo facendo niente. Vabbè, allora questo che cos'è? Questo è il logaritmo in base 2. Questo cosa diventa? X quadro meno 1. E questo è il logaritmo in base 2 di 2 alla terza, cioè 8. Quando vado a eliminare, cosa mi diventa? X quadro meno 1 uguale a 8. Quindi x quadro uguale a 9. Quindi x uguale più o meno 3. Quante soluzioni? Questo è sbagliato. Ma come? Fatto esattamente come prima? No. Va bene, vediamo se sono soluzioni. Provo a sostituire x uguale a 3. Provo a sostituire x uguale a 3. Cosa diventa? Logaritmo in base 2 di 2 più logaritmo in base 2 di 4 uguale a 3, è vero questo? Logaritmo in base 2 di 2 è 1 più logaritmo in base 2 di 4 è 2 uguale a 3. Certo, in effetti x uguale a 3 è una soluzione. Ora provo a sostituire meno 3. È chiaro cosa vuol dire che x è soluzione, che sostituito dentro fa venire uguale, no? Risolvere un'equazione vuol dire trovare quei valori che messi a destra e messi a sinistra fanno venire un'uguaglianza. Questo qui che sia chiaro. Va bene, allora adesso sostituiamo x uguale a meno 3. Sostituisco x uguale a meno 3. Cosa viene? Diventa logaritmo di meno 4 più logaritmi sono in base 2, più logaritmo in base 2 di meno 2 uguale a 3. E cosa vedete che non va? Che gli argomenti dei logaritmi sono negativi, questo non va bene. Logaritmo di roba negativa non ha senso. Tutto ciò non ha senso. Quindi alla fine quante sono le soluzioni? Una, quindi solo x uguale a 3 è soluzione.
Morale della favola qual è? Quando ci avete i logaritmi, c'è sempre questa storia in agguato. Gli argomenti dei logaritmi bisogna sempre controllare. Quindi morale della favola. Quando ci sono i logaritmi, bisogna sempre controllare. Che gli argomenti siano quindi detto brutalmente, una volta che avete risolto l'equazione dovete prendere i valori e andarli a ficcare dentro per vedere se nell'espressione iniziale non vengano per caso dei logaritmi di roba negativa. Ecco, facciamone ancora un paio almeno, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Ecco, questo qua. Che si fa qua? Il problema è che siamo in base x. Quindi x questa volta è la base, l'incognita. Consiglio, un x alla base è bruttissimo, cerchiamo di andare in una base fissa. Quindi cambiamo in base, in questo caso c'è una base, base 41 non la consiglio, consiglio la base 3. Cambio in base 3. Cosa diventa questo cambiato in base 3? Diventa logaritmo in base 3 di qualcosa diviso logaritmo in base 3 di qualcos'altro. Adesso logaritmo in base 3 di 3 è 1. 1 diviso logaritmo in base 3 di x uguale 9. Quindi adesso cosa faccio? Insomma, porto questo di là e risolvo, no? Logaritmo in base 3 di x uguale 1 nono. E quindi x uguale? Ormai l'abbiate capito, non l'abbiamo fatto mille volte questo qui. Quando siete in questa difficoltà cosa dovete fare? Fare comparire moltiplicato per 1, il solito discorso, no? Quindi questo qui è il passaggio successivo, è questo è il logaritmo in base 3 di x e questo è il logaritmo in base 3 di 3 al 1 nono e quindi x uguale, cioè volendo scriverlo in qualche altro modo, è giusto? Spero di sì. Ecco, saltiamo quello al quart'ultimo. Saltiamo al quart'ultimo, logaritmo in base 2 idee per questo? Non ho capito, ma diamo un nome alle cose, chiamiamo y questa cosa qua. Yt come volete, insomma, cosa diventa? Chiaro cosa ho fatto? Visto che c'era questo logaritmo, c'era due volte. L'ho chiamato y, sì, l'ho chiamato y, poi ho sostituito t.
quindi tanto vale che lo chiamassi t da subito. Allora, adesso questa equazione qui di secondo grado, prodotto, meno 4, somma, meno 3, quindi due valori di t chi sono? Meno 4 e 1. Allora, in questo primo caso cosa diventa? Diventa logaritmo in base 2 di x più 2 uguale a meno 4. E in questo secondo caso diventa logaritmo in base 2 di x più 2 uguale a 1. Torna? Quindi quali sono le soluzioni? Nel primo caso chiamiamo questo caso 1 e questo caso 2. Facciamo il caso 1, logaritmo in base 2 di x più 2 uguale a meno 4. Come si fa questa? L'abbiamo fatto mille volte, si mette di là logaritmo in base 2 di x più 2 uguale logaritmo uguale a meno 4 per logaritmo in base 2 di 2. Quindi logaritmo in base 2 di x più 2 uguale logaritmo in base 2 di 2 alla meno 4, e quindi x più 2 è uguale a 2 alla meno 4. Quanto fa 2 alla meno 4? Un sedicesimo. E quindi si ricava x. Questo secondo caso qua. Questo secondo caso qua, logaritmo in base 2 di x più 2 uguale a 1, beh, questo addirittura 1 volendo logaritmo in base 2 di 2, no? E quindi x più 2 uguale 2, e quindi x uguale a 0. Ultima cosa, facciamo... In un passaggio singolo facciamo quello dopo. Vediamo se riuscite a seguirlo, ormai fatto in un modo un po' più... Cosa scrivete qua? Un mezzo logaritmo in base 2 di 2, base 2 di x per... un quarto logaritmo in base 2 di x uguale a un mezzo, semplificate un mezzo e diventa logaritmo in base 2 di x al quadrato, perché c'è due volte, uguale questo 4 qua che va di là. Vedete che quando vi salto un passaggio, quindi logaritmo in base 2 di x uguale più o meno 2, e quindi logaritmo in base 2 di x uguale a 2 implica x uguale, e logaritmo in base x 2 di x uguale a meno 2 implica x uguale 4 e un quarto. Adesso questo qui ve l'ho fatto facendo i passaggi che poi uno fa quando un po' è esperto, invece di farli tutti ne ho fatto uno sì e uno no, infatti magari l'avete capito non tutti, spero che riguardandoveli, rifacendoveli, però mi raccomando non dite sta pagina l'abbiamo fatta, l'abbiamo per fatta, sta pagina l'abbiamo fatta, ok, avete gli appunti, rifatevela per conto vostro e poi se serve ricontrollate con gli appunti.